è sicuramente bella. Se la vivi in modo sereno, ti diverti e ti porti a casa una bella soddisfazione. Bisogna stare distaccati un po' da tutto per non entrare nel vortice, se ci riesci ti diverti. Tra cinema e musica e teatro, in questo momento Napoli sta esprimendo C'è un parecchi bel ragazzi fermento. molto vaghi. Questo è importante perché proprio la cultura, insomma, non deve essere solo intrattenimento, bisogna anche lavorarci, guadagnarci, se no non Certo. è che può essere un hobby. Diventa, se diventa una professione, devi anche trovare il modo di lavorarci, guadagnarci, Assolutamente sì. Poi è una fortuna fare quello che si ama e riuscire quindi. anche a mangiare. Appunto. Certo. Eh beh, no, io ci tenevo perché comunque anche per la città di Napoli e per la città metropolitana, visto che non c'è solo Napoli, è un motivo comunque di grande soddisfazione che ci sia su un palcoscenico così prestigioso il riconoscimento per i nostri territori e anche il segno di apprezzamento che noi volevamo darvi, non solo io personalmente, ma anche l'assessore alla cultura che ha contribuito a contattarvi e tutta la squadra nostra che interpretiamo ovviamente il sentimento della città. Grazie. È stato veramente, puoi stare là sopra tutti e due. No, È una bella stata cosa. una bella cosa anche perché noi, diciamo, Sanremo Giovani è, diciamo, si è costruito in maniera particolare quest'anno, partita da prima, partita da dicembre, quindi noi in quella settimana in cui siamo stati a Sanremo abbiamo stretto un bel rapporto e immaginavamo un'ipotetica, mamma, se succede. Io vi volevo consegnare anche un piccolo riconoscimento simbolico che però per noi napoletani ha un valore. Vista la partita sì, speriamo bene, è la nostra medaglia. Poi dopo facciamo una foto. Sì, Questa è una a te, facciamo una foto, sì. è una a te. Questa è la nostra medaglia ufficiale, che ha i colori della Roma, io dico sempre, però noi li abbiamo prima. Sono i colori Come della tutto, città. mi sembra tutto prima. Sempre Ma dico con questo sindaco, posso andare allo stadio gratis? Questo, non lo so, questo, penso che ti fanno entrare gratis perché sei maldestro, ma non perché ti nave. Bene ragazzi, è stato un piacere. Complimenti. Grazie di cuore. Raccontate alti i valori partenopei. Per noi è sempre tutto più difficile, però quando raggiungiamo un risultato è sempre tutto più bello. Assolutamente.